festa della Toscana, la libertà d'espressione al centro della seduta solenne del Consiglio regionale. Al cinema La Compagnia di Firenze, l'intervento di Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, e della giornalista d'inchiesta Federica Angeli. Festa della Toscana nel segno della libertà d'espressione. La libertà d'espressione in tutte le sue forme, è questo il tema chiave della Festa della Toscana 2022, un tema importante che rimanda direttamente alla nostra Costituzione, all'articolo 21 della nostra Costituzione. Questa mattina al cinema La Compagnia di Firenze si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale che ha voluto celebrare il primato della Toscana nel mondo, la prima regione ad abolire nel 1786, grazie all'intuizione di Pietro Leopoldo, la pena di morte, consegnando così la Toscana alla storia come terra d'avanguardia su diritti, libertà e accoglienza. È dal 2000, esattamente il 30 novembre del 2000, che la Toscana vive il 30 di novembre la sua festa, l'occasione per illustrare un tratto fondamentale della propria identità, la regione dei diritti civili, dei diritti sociali, la regione che viene da un percorso che quale Granducato di Toscana, ovvero quale Stato sovrano, nel 1786, il 30 di novembre, vide primo Stato al mondo abolire la pena di morte. E il 2000, ricordo, io ero assessore alle tradizioni popolari al Comune di Firenze, Riccardo Nencini era il presidente del Consiglio regionale della Toscana, insieme organizzammo proprio in Piazza della Signoria un'immagine scenografica attraverso cui, come uno spettacolo teatrale, arriva il messo del Granduca e impedisce l'ultimo di coloro che erano stati condannati alla pena di morte. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati, insomma immergere in Toscana come primo Stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti. E in Italia dei delitti e delle pene, di Beccaria rappresentava come scritto l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la Festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo Stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta al hate speech, alle parole violente, e oggi la libertà di espressione. Compito delle istituzioni, della politica, è quello di mandare dei messaggi chiari, e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero, e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante, troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero, e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte. Ricordare la straordinarietà della nostra terra, oggi regione, un tempo stato, nella salvaguardia e nella promozione dei diritti. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta.
la Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Un ulteriore collegamento tra la regione e le amministrazioni locali. Credo che si possa fare decisamente molto con un lavoro di squadra, con la sinergia giusta. Molte le testimonianze significative questa mattina sul palco, a cominciare dalle parole di Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, e soprattutto la vicenda personale della giornalista Federica Angeli, giornalista di cronaca nera e giudiziaria che vive sotto scorta dal 2013 proprio a causa delle sue inchieste sulla mafia di Ostia. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. È dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa, però ho imparato a vivere, no, come se fosse l'ultimo giorno, quando me lo ripetevo non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco, quindi ho imparato ad apprezzare tante piccole cose che magari non ho più e quando mi capitano le assaporo con gusto. È una battaglia, una guerra, passatemi la metafora in questo momento terribile in cui abbiamo alle porte una guerra che però è un continuo, non finisce mai. Adesso poco tempo fa hanno scarcerato, come avete visto, Roberto Spada, che è appunto l'uomo della testata che ha minacciato sia me che i miei figli. Siamo in uno stato di diritto, quindi ha scontato la sua pena, però non vi nego che saperlo in libertà allunga i tempi della mia di libertà. Io spero prima o dopo che mi tolgano la scorta, ma se continuano a rimetterli fuori incrementano la loro libertà e diminuiscono un po' la mia. Però appunto le battaglie si vincono e si perdono, vediamo adesso cosa stabilirà la Cassazione del processo per mafia e vediamo se a marzo rientrerà in carcere lui. Uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa è sempre e torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. Noi siamo una terra di antichi diritti civili e di fronte a quello che sta avvenendo oggi nel mondo, dove vediamo anche delle ribellioni, vediamo anche delle coraggiose espressioni di richiesta di libertà che avvengono da parte di qualche nazionale di calcio nel mondiale che si sta discutendo in Qatar, lo vediamo da parte delle donne iraniane. Insomma, vediamo delle richieste forti e coraggiose affinché la libertà di espressione possa affermarsi. Quindi dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione
diventi un diritto di cui tutti possono godere. Non sono le solite idee, noi pensiamo sempre alla violenza, all'oppressione, in realtà ci sono condotte più striscianti e pericolose che limitano la libertà di espressione. Stamattina abbiamo visto, assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista d'inchiesta a confronto con la criminalità organizzata, che la porta a vivere sotto scorta. Ecco, lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti la libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito, ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e possiamo fare una cultura della non omertà, non omertosa, che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro, abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, è la conoscenza, perché soltanto la conoscenza, il possesso di molte parole, di molte categorie per chiamare i fenomeni, rende davvero liberi e mette in condizione di esercitare una piena libertà di espressione. Ecco, non omertà, conoscenza, due capisaldi di una piena libertà di espressione. Ed è bello che la festa della Toscana parta proprio da qui, in un tempo nel quale la comunicazione, la narrazione dei fenomeni è importante per poter aggregare pensiero, idee e poi comportamenti civili. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcele, quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco. E Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese, ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora, come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrari al mainstream e soprattutto contrari a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Oggi dobbiamo ricordare anche loro e lo dobbiamo fare perché è un dovere innanzitutto come istituzioni per quello che fanno giornaliste come Federica Angeli. Ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti, magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro, si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Libertà d'espressione ci fa capire che quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso.
Questa è una libertà però importante. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è.